Ora abbiamo capito la dinamica, andiamo a vedere qual è, diciamo, la meccanica, quali sono i principi fondamentali che fanno sì che la palla poi mi vada di là. Il primo l'avete già visto, che è quello che abbiamo appena detto. Importante, porto indietro la racchetta, quindi alta o bassa che sia. La mano sinistra rimane attaccata sulla racchetta finché non decidete di impattare. Nella vostra testa, il momento in cui la mano sinistra si stacca dalla racchetta, in modo tale che poi la racchetta possa andare verso la palla, nella vostra testa deve coincidere con l'impatto. È chiaro che prima staccate e poi impattate, ma per non rischiare di staccare la mano prima di colpire, o come dire, troppo presto, nella vostra testa il momento in cui io stacco la sinistra dalla racchetta coincide con l'impatto. Per voi quel momento deve essere lo stesso, così proprio la mollate all'ultimo, perché questo, il fatto di tenere la racchetta con la sinistra, oltre alla stabilità di cui abbiamo parlato prima, è qualcosa che vi aiuta a livello, come dire, di timing e di, come dire, vi aiuta a trovare il ritmo in testa. Detto questo, quindi preparo, aspetto. Quando io vado a mollare la racchetta con la mano sinistra, la mano destra va verso la palla, la mano sinistra va a fare da contrappeso indietro. Quindi io devo andare veramente a fare questo movimento qua. Se provate a farlo, quasi dovete sentire quasi le scapole dietro che si uniscono. E dovete sempre arrivare alla fine del movimento. Quindi arriva la palla, preparo, questa. Quindi poco prima di colpire, mollo. La mano destra va avanti, la mano sinistra va indietro e vedete che si muovono quasi all'unisono, cioè vanno a scatto quasi, non è che dovete strappare, ok? Però non è che una va avanti e l'altra va, no, vanno tutte e due allo stesso ritmo, come se stessi tendendo un elastico e a un certo punto, bam, e devo arrivare a fine corsa ogni volta. Non andate a bloccare, arrivate sempre a fine corsa. Ultima cosa, anzi ultime due cose, sacrosante. Ogni volta che eseguite un colpo, dritto o rovescio che sia, dovete portare il peso in avanti. Voi potete fare anche tutto perfetto, ma se poi durante il colpo buttate il peso all'indietro, vedete come la mia racchetta si impenna. No, io voglio che dopo l'impatto la mia racchetta rimanga a quota, perché sennò la palla mi schizza in alto. Quindi cosa faccio? Vado a portare tutto il peso sulla gamba destra. Così facendo io dopo l'impatto riesco, dopo l'impatto, a mantenere, vedete, la quota con la racchetta. A differenza di quello che succederebbe se io dopo l'impatto me ne stessi un po' andando indietro e poi la racchetta mi si impenna e la palla non riesco a controllarla. Quindi arriva la palla, preparo e vado a sbilanciarmi completamente, quasi come se volessi andare a toccare, chiaramente non ce la faccio, come se volessi toccare la rete con la racchetta.